stesso motivo danno ampio risalto alla musica che deve essere diffusa ad alto volume durante il display, limitando il più semplice ed economico per volare. È costituito da un'ala da parapendio alla quale si aggiunge un motore elica che si indossa come uno zaino e che rende possibile il decollo tra gli alberi, trasmettendo armonia ed un impagabile senso di incanto. Tra tutti i mezzi volanti è quello che probabilmente offre il punto di vista più simile che si possa immaginare a quello degli uccelli. E a promuovere questo sport c'è da alcuni anni appunto il team dei paramotoristi Audaci, composto da 8 piloti non professionisti e da una coordinatrice a terra. Si tratta di piloti legati da profonda amicizia e da grande passione, che cercano di trasmettere in ogni occasione ai molti che ne rimangono affascinati. Il loro programma sottolinea gli aspetti romantici di questo volo attraverso figure lente e armoniose accompagnate da un sottofondo musicale, come sentite. Il loro nome nasce in occasione, vedete questa apertura, nasce in un'occasione della loro prima manifestazione, dove l'atterraggio era previsto proprio sul celebre volo Audace. Nasce il paramotore negli anni 80. I telai erano realizzati allora dai piloti stessi, pionieri del paramotore, ed erano molto pesanti e ingombranti. Oggi come oggi i nuovi materiali che sono stati sviluppati consentono la realizzazione di precisi profili alari in grado di generare efficacemente la portanza necessaria a sostenere il mezzo e il pilota. Il peso complessivo del paramotore è di circa 20-30 kg, ha una velocità di crociera di 35 km/h. Le eliche che vedete che sono alle spalle del paramotorista sono contenute in una gabbia e hanno un diametro di 130 cm. La quota tipica di volo di questa macchina è sicuramente un record effettuato da un pilota paramotorista inglese che ha volato all'altezza del Monte Everest. Naturalmente alla quota alla quale ha volato, così ci dicono appunto i tecnici e i medici, ma anche perché noi non siamo in grado di misurarla, a quelle quote la temperatura poteva anche essere dei 60 gradi sotto zero, e ogni accelerazione del motore genera perciò una cablata e di conseguenza il paramotore sale. Per recuperare le distanze quindi non si agisce mai sul motore, ma tipicamente si stringono, si allargano le curve di questa ala al di sopra del pilota. Proprio per questo la fila indiana è la formazione di base e il punto di partenza per tutte le figure. Nel paragonotismo questa bellissima figura, guardate, sono questi 7 paramotoristi, vi dirò i nomi di questi 7 bravissimi ragazzi. Il numero 1, capo formazione, è Arben Ovre, numero 2 il Sergio Pozzo, numero 3 Igor Gallo e Ivan Gallo, che è il numero 4, numero 5 Roberto Silvestri, numero 6 Aldo Amabile, numero 7 Unito Unino, abbiamo detto che i motori sono con due tempi, con un cilindrato che possono andare dagli 80 ai 250 cm cubici. Questi che noi vediamo hanno una cilindrata di 100 cm cubici e la potenza che vi avevo descritto. L'elica, dicevo, hanno un lancio di 116 km di andata e ritorno e di 64,85 km d'ora, stabilito da un italiano, Raffaele Benetti. Per la legislazione italiana è considerato un apparecchio per il volo da diporto sportivo, cosiddetti VDS, provvisto di motore,
è regolamentato dalla legge 106-85 e dai suoi decreti applicativi. Vedete le luci accese, questo passaggio con i fumi colorati. Comunque vedete questa serie di colori proprio come la bandiera della libertà, bellissimo, è un'occasione comunque unica per vedere appunto questi paramotoristi, salutiamoli con un bel applauso, una bellissima figura, vedete che hanno accesi il loro fumogeno. Questa bellissima figura, questa bellissima bandiera è la chiusura finale di questa bellissima dimostrazione. Vedete, sono sette, mentre l'ottavo, come dicevo prima, a Roberto Bidoni, sta con calma. Il primo ad atterrare è il capo formazione Arbeno Re, e seguono tutti gli altri, da Sergio Pozzo, Ivo e Ivan Gallo, Roberto Silvestri, Aldo Amabile, Orinto Molino, Roberto Bidoni. L'atterraggio dell'ultimo paramotore termina il programma di oggi.